un'altra ciucciata e sono a posto anch'io. Vedi, quel tuo ingegnere sbaglia a dire che siamo vigliacchi. Non è che abbiamo paura a volare di notte. Sappiamo solo che è impossibile. Non capisco, signore. Per me è diverso. Era tempo che non prendevo una bella sbornia. Continuo a non capire, signore. Sai, quando sono sbronzo, ma veramente sbronzo, sembra impossibile, ma io divento immortale. Pronto, Itaituba? Pronto, Itaituba? Itaituba, mi sentite? Qui Santa Cruz. Chi è quel matto deficiente che vuole partire? Io. E sono già partito. E tu bada come parli, sennò quando arrivo ti sfascio il muso. Questo è molto improbabile. Cosa? Che ti sfasci il muso? No, che arrivi. Se ti diverte, ti leggo il bollettino meteorologico. Gravi perturbazioni nella zona del basso Tapajós. Precipitazioni locali, visibilità zero, il che significa che non ci troverai mai. Inoltre, se riesci ad arrivare fin qui, ed è molto improbabile, la visibilità sul campo è zero. Se poi per un'assurda coincidenza o per qualche oscuro miracolo riesci a mettere il culo sulla pista, qui trovi un bel paio di manette, perché come interrompo questa piacevole conversazione? Io ti denuncio per avere trasgredito in modo grave alle disposizioni di volo e inoltre per insulti a un pubblico ufficiale. Bravo. Ora piantala e metti un po' di musica. Qualche preferenza? Una qualunque sarà sempre meglio della tua voce. Forse non hai capito che stai parlando col comandante del campo. E tu non hai capito che io sono immortale. Chi sei? Ah, lascia perdere. Piuttosto chiama un'ambulanza. Ho un ferito a bordo. Passo e chiudo.